Sound. Wow, che inizio! E siamo di nuovo qua con un nuovo weekly. Spero che siate felici di tutto ciò. Io ormai ho preso la mano per fare questi vlog e mi piace tantissimo l'idea di mostrarvi qualche pezzettino delle mie giornate, perché se dovessi fare un vlog al giorno sarebbe un po' noioso, perché c'è quel giorno in cui magari non ho chissà cosa da fare, quindi che vi sto a far vedere, però così, vabbè. E niente, oggi vi mostro un po' cosa ho deciso di fare. È domenica, quindi andremo con Giampi e la piccolina a fare un giretto per il mondo e ovviamente vi portiamo con noi, però non vi voglio ancora svelare dove andiamo, perché sennò che gusto c'è. Però vi volevo dire che ho appena finito di girare un video che sicuramente metterò molto prima di questo weekly, anche se in quel video vi avevo accennato che non sapevo se avrei messo online prima questo video o quell'altro. Però ho già deciso che sicuramente l'altro video ve lo metterò prima, anche perché è una collaborazione e visto che c'è all'interno un codice sconto per voi, ho deciso di metterlo prima. E la collaborazione è questa qua. È appena arrivato questo pacco, non dovrebbe esserci l'indirizzo, ok? E niente, visto che ci siamo e non vedo l'ora, direi che lo apro in diretta. Okay, mi piace il pacchettino che secondo me al tatto sono gli occhiali in collaborazione con Firmo. Adesso andiamo a vedere, è già tutto aperto. Intanto Aurora è lì che gioca, con una mano è sempre molto facile scartare le cose. Ok, sì, sono loro, questa è la custodia, però non vi svelo il contenuto perché poi farò il video proprio dedicato. Ora rimane questa suspense fino al video in cui farò la mia recensione, aspettatevela presto. Già che sono di spacchettamento, volevo giusto mostrarvi due cosine che ho comprato ieri da Terranova e per queste non aspetto l'haul saldoso, perché sono proprio due baracchette. A me non piace comprare da Terranova, però ho trovato questi due pezzi che praticamente sono la stessa cosa in colori diversi e visto che mi servivano ne ho approfittato. Poi sono 100% viscosa, mi sembra, aspettate che andiamo a cercare il cartellino. Se sentite rumori sospetti c'è la lavatrice di là che sta andando. Sì, 100% viscosa, e adesso cerco di mostrarvela al meglio. Pagata 7,99 euro, ho deciso di prendere la S perché l'XS mi andava, però visto che adesso mi è venuto un davanzalone ho preferito abbondare tra virgolette con una taglia in più. Ecco, la maglia in questione è una basica, praticamente una canottierina basica fatta però un po' diversa dalle classiche, con questa parte un po' più frufru, e appunto ne ho prese due, una bianca e una ovviamente nera, perché io se non ho le cose nere non sono contenta, almeno so che questi due colori riesco praticamente ad abbinarli a qualsiasi cosa sotto. Per me è sempre un dramma poi dover fare gli abbinamenti, mi piacciono le fantasie, però poi è difficile trovare magari la gonna o il pantaloncino adatti alle varie fantasie. Comunque niente, questi sono stati i miei acquisti, non è che c'era chissà che sconto, però vabbè, da 13,8. Yeah! Mi è appena arrivato quest'altro pacco, sì, giornata di pacchi, e anche questo volevo aprirlo con voi, so già il contenuto, è un acquisto che ho fatto su Amazon e appunto è... ed è praticamente una cosa da utilizzare quando andremo al mare. Come al solito con una mano è sempre molto difficile aprire le cose, ma vediamo se ce la possiamo fare. Ok, ecco qua. In sostanza non è altro che il
come si può chiamare, salvagente, quello che si può utilizzare al mare o in piscina. Sì, c'è lei là che fa. Si vuol far notare e questo l'ho pagato, era in offerta sui 7 euro senza spese di spedizione. Rido perché è una scema. Comunque. Niente, queste sono le solite avvertenze, non lo apro perché lo porterò al mare così tanto qua non andremo ad utilizzarlo. Tornando a noi, è sempre domenica, ho sentito che adesso la lavatrice ha finito, quindi devo andare a stendere fuori, che ho lavato le lenzuola e nel giro di un'ora saranno già asciutte perché fa un caldo allucinante nonostante sia ancora mattina, ma fa caldo. Sì, al mattino diciamo che si può resistere, poi da mezzogiorno in poi si può morire perché... E infatti le lenzuola al sole o non al sole asciugano veramente alla velocità della luce. In un'ora io riesco sia a stenderle che poi a rimettere nel letto. Rendiamoci conto. Ma vabbè, altra cosa che ho fatto oggi è il brodo. Ora vi mostro perché ho fatto il brodo per Aurora, visto che adesso abbiamo iniziato a svezzarla. Come prime pappe, si fa il brodo, poi si aggiunge, un tot di carne, un tot di crema o di riso o di mais e tapioca o multicereali. Io ho scelto il multicereali, questo qua. Della Plasmon, fatemi sapere, mamme all'ascolto, come sempre, se è un buon prodotto, perché essendo che sono agli inizi, non so ancora bene quali marchi sono migliori per quanto riguarda il cibo. Questo sinceramente l'ho preso perché era in offerta. La Plasmon è buona, spero. I Plasmon li adoro. Piccola parentesi, ho deciso di prendere i quattro cereali e non riso o mais e tapioca perché da quel che so il riso stringe, il mais e la tapioca fanno andare di corpo che è una meraviglia, questo è un mix un po' di tutto e dovrebbe appunto essere leggermente più tranquillo per quanto riguarda l'intestino, ma fatemi sapere voi. Ecco qua che c'è il brodo, che anche questo ha finito, bello pronto. Io lo faccio con carota, zucchina e patata. Ovviamente no sale, assolutamente no sale. E vedete qua dietro praticamente c'è il menù. Il menù che mi ha fatto il pediatra, il consiglio che mi ha dato il pediatra, poi sta a me decidere, però mi piace, quindi lo seguo. E appunto abbiamo iniziato con i quattro cereali e come carne ho deciso di provare da subito il pollo. Se volete vi mostro anche quale pollo ho preso, così eccolo. Ho preso questo qua, della Hip, che la Hip so essere un marchio super wow. E allora ho iniziato con quello, col pollo. Poi il prossimo che proveremo credo sarà il coniglio, perché abbiamo comprato il coniglio e poi abbiamo preso, ah no, poi abbiamo preso un altro pollo di un altro marchio. Ora vi mostro anche l'altro marchio, questo qua, la Nipiol. Non so se questo è buono, sì, qua abbiamo una scorta, vedete? Ho preso come frutta mela e banana, ecco, vedete il coniglio, ecco sì, Mellin va per la maggiore, poi qui prugna e mela, però questa gliela diamo quando abbiamo problemini per andare in bagno, e frutta mista che però non ama. Qua invece ci sono i biscotti di Leila, sì. Non è una bella accoppiata, però vabbè, non è che sono sporchi, sono nella loro confezione, quindi va bene così. E cosa vi stavo dicendo? Ah sì, la frutta mista non ci piace. La mela è stato il primo frutto che abbiamo mangiato, ma la vera mela grattugiata. È andata bene, è piaciuta sia così che inomogeneizzato. Poi sono passata alla mela banana.
E quella è stata wow, mi è piaciuta tantissimo. Non le ho ancora provato a dare la pera, che dovrebbe essere il secondo frutto da provare, perché non le ho trovate e quindi ho lasciato perdere. Anche per quanto riguarda gli omogenizzati, ho faticato a trovare la pera e quindi, non essendoci, sono ricaduta di nuovo sulla mela banana. Oh mio Dio, ma perché? Sì, eccoci. Scusate, ma non so perché ogni tanto non mette a fuoco. E che altro vi posso dire? La mia vita da casalinga procede, continua. Aurora ovviamente sta dormendo, perché magari qualcuno di voi se l'era chiesto, ma dov'è la tua bambina? No, sta dormendo, e invece l'altra bambina è qua sotto. Eccola qua, qua sotto, davanti alla porta. Ciao. E anche se domenica vedete che sono sola, perché Giampi la domenica mattina solitamente va a farsi un bel giretto in bici, lui va sulla bici da corsa e se non sfrutta la mattina presto, non so, non andrebbe mai, perché appunto fa un caldo allucinante e in bici si suda già normalmente, figuriamoci. Con il caldo, qua purtroppo non c'è mai un filo di vento e davvero si crepa. Io intanto mi sono anche già truccata perché devo sempre truccarmi io. Vabbè, mi sono truccata perché c'è un motivo. Poi oggi usciamo, ho girato un video e quindi ne abbiamo approfittato. E poi adesso vi saluto perché voglio andare a finire delle mie creazioni con gli Amabits. Sapete che ormai mi sono data queste creazioni bambinesche, però mi piacciono, mi rilassano. C'è gente che per hobby e così per passatempo colora. C'è gente che va in bici. C'è gente che fa shopping, quello lo faccio anche io, e c'è gente che per rilassarsi, per passare un po' di tempo così, crea e io creo. Ecco cosa creo, sto finendo il mio Mickey Mouse, ho fatto un po' il contorno, adesso devo andare a colorarlo e poi non potevo non fare l'occhietto, guardate. Però vedete la mia tecnica, io praticamente prima creo tutto l'ambaradan e dopo vado a passargli il ferro, perché se no accendere il ferro per ogni creazione che faccio sarebbe uno spreco e quindi ne approfitto e creo, creo. Infatti se mi sta ancora qualcosina in quei telai vado ad aggiungere altre cose e ne approfitto e ne faccio un po'. Ho già creato tantissime cose con gli Amabits. Pian piano, se vi va, vi mostro anche i tutorial. Ne ho già girati tre, non so quante ne ho già messi online. Di questi due che vi ho appena mostrato, non ho ancora fatto il tutorial perché non so se per ogni creazione vi può interessare il tutorial. A me fa piacerissimo girarvelo, quindi se vi va fatemelo sapere qua sotto. Magari pensavo per fare i tutorial di creare cose un po' più particolari rispetto appunto a un Mickey Mouse o a un Hello Kitty, ma se vi interessa io ve li faccio volentieri. E appunto ne approfitto che Aurora dorme in camera per ultimare il mio Mickey. Noi siamo sempre qua che giochiamo con Sophie la giraffe. Mais oui. Ciao! E fai un sorriso! E fai un sorriso! Siamo qua nel passeggino perché adesso andiamo a farci il nostro giretto in cortile prima di fare il pranzetto, vero? Sì! È vero, sì! E buongiorno! E buongiorno! Ma cos'è questo rumore? La lavatrice che fa la centrifuga!
Ok, la smetto. Fai un po' ciao. Fai ciao con la manina che hai imparato. Ciao. E ciao. Ciao. Facciamo la pappa. Aurora? Guarda un po', è un po' liquido. È tanto liquido. Che voglia. Che pazzino. Che cos'è? La prima pappa. È vero? Ti piace, sì? È buona. Eccoci che siamo pronti ad andare. Ciao. Sì, ciao. Sì, sì, guarda qua che c'è il giochino. Ci abbiamo una Leila qui. Ciao. Ecco qui le creazioni finite. Questo è il Mickey Mouse. E qua c'è il Locchitti. Che carini. Nel parcheggio sotterraneo, così almeno la macchina è abbastanza al fresco, abbastanza. E dove siamo? Siamo a fare un po' di shopping, forse, ma sì, di sicuro, perché devo comprare dei regali, quindi qualcosa per forza lo compro di sicuro. E nulla, quindi ci diamo da fare un po' di acquisti. Facciamo un po' di ciao, fai un ciao anche tu. Buonasera, buongiorno. Ciao. Ho dormito fino adesso. Hai messo il pilota automatico? Sì. E qui c'è un'Aurora che però non si vede, aspetta che. Oh, buongiorno. Siamo sveglie? Sì, sei pronta a fare shopping? Ora papà mette il passeggino, così andiamo. Aiuto, è buio. Ok, boh. Eccoci, un po' di shopping. Qua sotto shopping. Noi siamo l'ascensore che non va avanti. Ah, ma sono su. Eccoci qua. Aiuto, si muove. Sì, si muove là su. Aiuto. Nelle batte per andare giù non fa. Bene. Siamo bloccati qua. Niente, non va giù. E adesso come facciamo a tornare alla voiture? Non so, ma te in panico. Come facciamo? Eccoci, sarà la volta buona? Comunque qua siamo a Mondovicino, praticamente ci hanno cacciato perché sono le 8 e chiudono alle 8. Aiuto, non ci siamo, abbiamo troppe borse. Yuhu, ciao! Guardate come tiene le manine! Cosa fai con quelle manine? Ciao! Andiamo alla macchina?
Ma non parte anche questo. Perché questo è il piano 2 per lui, quindi mi imparo lo 0. Sì, vabbè. Non so. Comunque qui shopping, shopping, sotto shopping, shopping. Fatto shopping. Ho preso un paio di scarpe. Io l'ho fatto. Guarda quelle manine. Ma cosa fai? Cos'è sto rumore? Siamo arrivati oppure no? Oh my god. Siamo in cantina. Quelle manine. Aiuto, ho paura che ci sono i topi. Dove andiamo adesso? Vai, guida tu. Praticamente c'è il deserto qua. Ok che sto chiudendo, ma aiuto, siamo veramente in cantina, non so dove stiamo andando. Lì, vedi? C'è un buco. Non sono ben organizzati con gli ascensori. Prima abbiamo fatto le scale mobili, ma andando in su, ok, col passeggino, andando in giù, no, ecco. Tutto nero, che silenzio. Non c'è più nessuno. Non è mai successo. Non siamo mai stati fino a così alla fine, a parte che siamo arrivati solo oggi pomeriggio, di solito veniamo e stiamo tutto il giorno, ma direi che è bastato. Anche perché se c'avevo ancora del tempo, forse scappava qualcos'altro, non lo so. Vi mostro il mio outfit. Questa è la maglia che avete visto di Terranova che vi ho mostrato prima, qualche spezzone fa. Poi ho messo questa gonna di Zara, la mia Michael Kors. E sì, sto facendo mosse sceme. E le scarpe adesso ve le mostro dall'altra parte. Eccole qua, questi sandali gioiello. Ok, guardate, è una cosa imbarazzante. E noi rimaniamo sempre con quelle manine giunte. Fai un sorriso, un sorrisone, fai un po' ciao ciao, adesso torniamo a casa, facciamo un viaggione. Ciao, ciao, ciao. No? Vabbè. Ciao, ciao ciao, anche a te. Lui, questo è il suo saluto. Boh, vediamo di ricaricare tutto. La prima volta col biberon. Un po' di acquetta. Non abbiamo mai preso il biberon. Sono 6 mesi che non bevi niente se non da me. Oh già. E farò il video. Aiuto.
Oh, aiuto! Ciao ciao, pinchine!